Salve a tutti crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Io sono sempre Davide e oggi parliamo del principio di indeterminazione di Heisenberg, una delle superstar della meccanica quantistica, un tema abbastanza confuso, che era abbastanza confuso negli anni 20 e che oggi è enormemente chiaro a chi lavora con la meccanica quantistica, ma che resta confuso nella divulgazione e nella cultura pop. Quindi sono qui per cercare di fare un po' di chiarezza in pochi minuti. Vi ho detto tante volte che in meccanica quantistica noi descriviamo le condizioni di un certo sistema fisico con un oggetto matematico chiamato stato. Non importa che si tratti di un vettore in uno spazio di Hilbert o qualunque cosa, uno stato. E le nostre osservabili, le cose che possiamo misurare, sono invece modellate con degli oggetti che chiamiamo osservabili. Sono degli operatori che agiscono su questo spazio di Hilbert, bla 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 bla. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo gli stati che descrivono i sistemi e le osservabili, che sono degli oggetti che usiamo per estrarre delle predizioni sperimentali. Generalmente, quindi preso uno stato generico, il risultato della misura, la predizione sul risultato della misura di un osservabile, come la posizione, la velocità, lo spin di una particella, non è univocamente determinato. Questo significa che la meccanica quantistica ci restituisce anche quando la nostra conoscenza del sistema è perfetta, anche quando immaginiamo di usare strumenti sperimentali ideali con zero errore sperimentale e tutto il resto, ci restituisce, dicevo, una distribuzione di probabilità sui risultati possibili della misura. Quindi noi abbiamo un osservabile come la posizione, un certo stato quantistico che sappiamo descrivere il sistema banalmente perché l'abbiamo preparato in un certo stato, quindi l'abbiamo generato, abbiamo emesso una particella in un certo stato con un emettitore studiato, preparato, giusto giusto, e abbiamo studiato la sua evoluzione temporale, quindi noi sappiamo quale sarà lo stato a un certo momento del tempo e quello non ci permette di avere una predizione perfetta, precisa, univoca sul risultato di una misura di un osservabile, ma solo una distribuzione di probabilità. Quindi la meccanica quantistica ti dice: oh bello, tu vuoi misurare la posizione? Ecco, hai il 10% di probabilità di trovare la particella lì, il 20% di trovarla lì, il 50% di trovarla lì, il 15% di trovarla lì e il 5% di trovarla lì. Questo anche se usiamo strumenti perfetti che esistono solo nel mondo delle idee, nell'iperuranio, anche se sappiamo tutto sul nostro sistema, condizione ideale che non esiste nel mondo reale. Ma voglio sottolineare che non si tratta di limiti sperimentali o epistemologici. In qualche modo la meccanica quantistica, salvo interpretazioni un po' peregrine, porta con sé una certa probabilità ontologica, una certa incertezza ontologica, che non ha a che fare con la nostra conoscenza del mondo, ma con il modo in cui il mondo è fatto, capite? Poi se noi vogliamo rinunciare a questo aspetto e trasformare questa incertezza in incertezza epistemologica, dobbiamo accettare delle cose molto più strane di così, perché la meccanica quantistica non ci permette di avere tutte quelle caratteristiche belle, pulite, illustrate e limpide della meccanica classica, ci costringe a rinunciare a qualcosa. Ecco, l'approccio più conservativo, quello meno assurdo, è di ammettere che alcune quantità nel mondo non siano univocamente determinate, ma solo determinate come distribuzioni di probabilità. Se vi state dicendo: caspita, ma davvero questa è l'opzione meno assurda? Non ti credo, Spazi Attorcigliati. Ecco, recuperate Meccanica Quantistica, Fondamenti ed Interpretazioni, la serie con Daniele Oriti in cui ho sviscerato nel dettaglio tutti questi argomenti, ma fino davvero a un livello patologico di follia. Dicevo, la meccanica quantistica a volte ci fornisce delle distribuzioni di probabilità, salvo in certi casi molto specifici. Se uno stato ci permette di predire con certezza il risultato della misura di un osservabile, quindi ci dice: oh, la posizione sarà quella, noi diciamo che quello stato è un autostato dell'osservabile, quindi uno stato caratterizzato da un valore preciso di una certa
osservabile. In generale gli stati non sono autostati delle nostre osservabili, ma possiamo costruirli con tutti i crismi per far sì che lo siano. In particolare, quando noi misuriamo la posizione, il nostro stato quantistico, si dice, collassa, si trasforma in un autostato della posizione che ha quel valore preciso che abbiamo misurato. Quindi noi partiamo da uno stato che ha una certa sovrapposizione, che ci dà solo una distribuzione quantistica sulle posizioni, misuriamo la posizione e ci ritroviamo con uno stato quantistico trasformato che è un autostato della posizione che ha esattamente quel valore della posizione. Quindi gli autostati sono degli oggetti bizzarri, particolari, che sono caratterizzati da valori specifici di alcune osservabili. Ecco, mentre in meccanica classica noi caratterizziamo gli stati del mondo con valori specifici di posizione e velocità, quindi per determinare lo stato di una particella noi diamo la sua posizione, tre numeri x, y e z, e tre numeri per definirne la velocità, velocità lungo x, velocità lungo y e velocità lungo z, questa roba qui in meccanica quantistica non si può fare, perché di principio, in modo un po' naif, uno potrebbe dire, facile, no? Se esistono gli autostati, io posso trovare un autostato che è autostato dell'operatore dell'osservabile posizione e autostato dell'osservabile velocità, in linea di principio nessuno me lo proibisce, che quindi abbia un valore determinato di velocità e posizione, e quindi ho un analogo quantistico del mio stato classico, ho la posizione e la velocità. Ecco, qui entra il principio di indeterminazione di Heisenberg, che ha a che fare col modello matematico che facciamo della realtà, ma è più il viceversa. Noi lo osserviamo in laboratorio e quindi usiamo operatori e stati in uno spazio di Hilbert. In soldoni, il principio di indeterminazione di Heisenberg ci dice che esistono coppie di osservabili, come posizione e velocità, che non possono essere contemporaneamente diagonalizzate. In altro modo, non commutano. In altro modo, visto che queste parole non le ho usate nel video e non voglio confondervi, non condividono degli autostati. Significa che se un certo stato quantistico è un autostato della posizione, quindi ha un valore determinato della posizione, non può in alcun modo essere un autostato della velocità. E se uno stato quantistico è un autostato della velocità e quindi ha un valore preciso della velocità, mi permette una predizione sperimentale certa al 100% del valore che troverò della velocità quando farò una misura, non può essere anche un autostato della posizione. E se provo a costruire un oggetto così, contemporaneamente autostato della velocità e della posizione, la teoria esplode. E questo ha a che fare col fatto che in natura ciò non sia realizzabile. Il gioco, per chi è pratico di queste cose, è quello delle trasformate di Fourier, ma non voglio essere tecnico e allontanare tutto il pubblico che può iscriversi a Spazi Attorcigliati e iniziare a seguire gli episodi che escono ogni mercoledì alle 18. Ricordatevelo, c'è un pulsante per iscrivervi, magari YouTube ha cambiato layout, ma da qualche parte dovreste trovare un pulsante per iscrivervi al canale. Fatelo, perché esce un video ogni mercoledì e mano a mano le cose sedimentano, si posizionano l'una sopra l'altra e diventiamo tutti una bella comunità che parla in modo chiaro della fisica. Il principio di indeterminazione di Heisenberg, dunque, ci dice che esistono coppie di osservabili che non ammettono autostati comuni, che non ammettono condizioni dei sistemi fisici in cui entrambe le osservabili siano determinate con certezza. Il problema è ancora più grave, perché ogni stato quantistico ammette una certa incertezza, implica una certa incertezza sulle varie osservabili. Il principio di indeterminazione ci dice che date due osservabili accoppiate come posizione e velocità, ok, coniugate nel linguaggio della meccanica quantistica, tanto più si riduce l'incertezza su una, tanto più si allarga l'incertezza sull'altra, ok? Quindi tanto meglio il nostro stato quantistico approssima un autostato della posizione, tanto più è simile a un autostato della posizione, che è uno stato per cui la posizione è determinata univocamente come in meccanica classica, tanto più è grande l'indeterminazione sulla
velocità al limite, in cui prendiamo un autostato della posizione, per cui la posizione è determinata, univoca, certa, abbiamo un'indeterminazione, un'indeterminatezza, poi dipende un po' da come le persone scelgono di tradurre, non c'è consenso su come tradurre le robe dall'inglese, purtroppo è l'inglese, il linguaggio della fisica, c'è un'incertezza infinita sulla velocità. Se noi possiamo fare una predizione certa sulla posizione, non possiamo dire nulla della velocità. Se misuriamo la velocità, potrebbe saltare fuori qualunque valore, assolutamente a caso, e viceversa. La teoria ci dice che, cavolo, la natura non permette a queste due cose di essere definite contemporaneamente. E attenzione, ancora una volta, non è un limite della nostra conoscenza. Semplicemente, nel mondo microscopico, dove gli effetti quantistici sono significativi, la miglior descrizione del mondo non è quella della meccanica classica di palline, composizioni e velocità, o quella del nostro intuito sviluppatosi nella savana quando scappavamo dai leoni, e non nel mondo quantistico, ma la miglior descrizione dei sistemi fisici è quella di stati quantistici. E la domanda qual è la velocità di uno stato quantistico con una posizione determinata non è una domanda a cui non possiamo rispondere, ma è una domanda mal definita. Non ha senso chiedersi quale sia il valore della velocità di un sistema di cui conosciamo la posizione, perché quando la posizione è determinata, la velocità è assolutamente indeterminata, e non vuol dire che non la sappiamo, vuol dire che non ha un valore, semplicemente perché l'oggetto matematico con cui la descriviamo non è una tripletta di numeri reali, ma un oggetto più complicato, un operatore sullo spazio di Hilbert che non può essere ridotto a tre numeri reali. Quindi è proprio il punto, non è la nostra conoscenza il limite, è che queste robe non esistono contemporaneamente, non possono esserci. In generale, nessuna delle due è determinata. Ma quando andiamo nel caso ultra specifico in cui una delle due è determinata, l'altra non lo può essere. Iniziate a seguirmi? Semplicemente noi stiamo cercando, se questa cosa ci sembra assurda e ci diciamo ma no, ok, io so la posizione, non posso sapere la velocità, ma una velocità ci sarà? No! No, è una domanda mal definita. Stai cercando di infilare, o state cercando di infilare, le vostre idee classiche in un mondo dove le idee classiche non funzionano più. Facciamo pace con la meccanica quantistica e cerchiamo di capire come faccia emergere il mondo classico da quello quantistico, non viceversa. Capite? La meccanica quantistica è più fondamentale della meccanica classica. E come diceva il buon Sidney Coleman in Quantum Mechanics in Your Face, un paper che consiglio a tutti perché è molto chiaro, noi dobbiamo smetterla di tentare di interpretare la meccanica quantistica usando le idee che abbiamo sviluppato in meccanica classica, perché la meccanica quantistica è essere più fondamentale. Il problema è il contrario. Presa la meccanica quantistica, com'è che possiamo ridurci alla meccanica classica? Però è la meccanica classica che va interpretata alla luce di quella quantistica, non viceversa, perché è del tutto lecito, ed è infatti così, che la meccanica quantistica sfugga alla categoria che ci siamo costruiti in meccanica classica. Banalmente, non ha senso chiedersi quale sia la velocità di un sistema di cui abbiamo definito la posizione. È come chiedersi il colore di un suono, capite? È proprio una domanda mal posta, perché non esiste quel numerino, o il colore di un atomo, gli atomi non hanno colore, ma il colore di un suono, secondo me, o il sapore di un suono non ha sapore. Chiedersi, nota la posizione di un sistema quantistico, quale sia la sua velocità, è come chiedersi quale sia il sapore di un suono, semplicemente una domanda mal posta, perché gli oggetti che sappiamo descrivere meglio il comportamento fondamentale dell'universo, se determinano una posizione, non possono determinare una velocità. Se ammettono una posizione determinata, anzi impongono l'inesistenza di una velocità determinata. Io spero che il discorso sia stato chiaro. Io so che la meccanica quantistica è una roba complicatissima, e se vi ha confuso questo video sull'indeterminazione di Heisenberg, recuperate assolutamente il mio video sulla sovrapposizione quantistica, un po' per farvi una base e poi riaffrontare questo, un po' per esplorare ancora i misteri di questa teoria. Quindi, che questo video vi abbia confusi o meno, andate a recuperare il video di settimana scorsa. Il video finisce qui, vi ringrazio per essere arrivati in fondo, ricordate che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, crononauti!